proseguiamo con il nostro viaggio alla scoperta dei carri allegorici 2023 del Carnevale di Fano. La prossima opera che andremo a vedere è quella realizzata da Luca Vassillic dell'associazione Carnival Fano. Allora, Pop Connection, che è il progetto che porteremo quest'anno in sfilata, rappresenta un'enorme galleria d'arte dove compaiono le maggiori icone dell'arte pop realizzate in maniera tridimensionale e in movimento. Comparirà tra loro Andy Warhol, che tornato i giorni d'oggi con tanto di visore 3D riviverà la sua creazione, perché appunto Andy Warhol, uno dei padri della pop art, rivivrà appunto questa sua creatura ai giorni d'oggi, quindi appunto in maniera digitale e virtuale. Si immergerà in questa realtà dove ci saranno tante sorprese, ecco, sia per lui che per lo stesso pubblico. Troveremo diverse appunto icone che hanno rappresentato e rappresentano tuttora appunto la pop art, che come corrente d'arte creata appunto per la vendibilità alla massa. Troveremo Marilyn Monroe, appunto, nella famosa serigrafia di Andy Warhol. Troveremo il barattolo della zuppa Campbell. Troveremo opere di Roy Lichtenstein, opere di Banksy, per strizzare l'occhio anche al presente in maniera anche un po' irriverente. Troveremo opere di Mondrian. Ci sarà un'enorme tela di Mondrian che farà retro al carro e che sarà insomma un altro bel colpo d'occhio a livello scenico. Keith Haring ovviamente non poteva mancare, e altre torri insomma che troverete e riconoscerete lungo la sfilata. Ovviamente io, tutta la squadra, Andy Warhol e tutti gli autori pop vi invitiamo a partecipare alle sfilate del 5, 12 e 19 febbraio al Carnevale di Fano, e mi raccomando, viva la pop art e viva il Carnevale e chi lo fa.